Buonasera e ben ritrovati con l'approfondimento di questo TG Plus. 4 novembre, una data importante, e c'è una proposta di Pasquale Trabucco che sta portando avanti ormai da diverso tempo, da nord a sud, per tornare ai fasti antichi, tornare a una data importante che possa tornare ad essere una festa di unità nazionale. Allora diamo proprio la buonasera a Pasquale Trabucco. Buonasera dottore, grazie per avermi invitato. È un piacere, come al solito, sulla falsariga di quello che insomma, ospite da noi con Fabio Camillacci a spasso nel tempo. Oggi è una giornata, insomma, ovviamente che fa il paio con le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri, che è ancora in seduta, le ultime battute. C'è una data importante e quindi l'ho invitata con grande, grande piacere. Questa festa, secondo lei, deve tornare ai fasti di una volta, festa nazionale? Ai tempi dei padri, ecco, insomma, andiamo a un approfondimento. Cosa vuol dire 4 novembre? Intanto mi lasci ringraziare Cusano Media Group e in particolare l'amico dottor Fabio Camillacci che mi segue ormai da 4 anni, dall'inizio del mio viaggio a piedi per l'Italia, da nord a sud, come ha detto lei, dal comune più a nord, Predoi, in provincia di Bolzano, fino a Porto Palo di Capopassero, in provincia di Siracusa. Sì, lei ha parlato dei nostri padri, quindi la patria è la terra dei nostri padri. Dei nostri padri. Non può che essere diversamente, e infatti oggi è una giornata particolarmente bella per tutti quanti noi italiani, e non voglio dire per me in particolare, ma veramente per tutti gli italiani, per quelle parole che ha espresso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Devo dire anzi che Sergio Mattarella, il Presidente, ha ribadito il fatto che solo pochi mesi fa, esattamente il 6 maggio del 2022, quindi pochissimo tempo fa, che era già espresso in questi termini e oggi, in occasione proprio del 4 novembre, ha ribadito la necessità di ridare lustro, di ridare importanza a questa data così significativa che rappresenta gli italiani, che rappresenta la coesione nazionale, la festa dell'unità nazionale e delle forze armate, quelle forze armate che ci hanno consegnato l'Italia di oggi, che ci hanno consegnato Trento e Trieste, quelle forze armate che oggi tutti i giorni sono impegnate in Italia e all'estero, nei teatri operativi dove troppo spesso vediamo tornare, avvolti dal tricolore, dalla nostra bandiera, tanti giovani e meno giovani che per la patria e per i paesi dove vanno a operare per la pace tornano spesso avvolti dal tricolore e tante persone li piangono. Li piangono come molti italiani hanno pianto i caduti, i 650.000 caduti militari e 550.000 caduti civili di quella grande guerra. Grande fu chiamata appositamente Grande Guerra perché fu la guerra fino a quel momento che fece più morti di tutti. In Europa potremmo contare all'epoca quasi 18 milioni di caduti. Pasquale Trabucco, una data importante che non deve confondere con l'unità ovviamente d'Italia il 2 giugno. È una data che ci riporta indietro di tanti anni per quello che è stato fatto. È un passaggio fondamentale per la nostra Repubblica, per la nostra democrazia, però i giovani non ne vengono a conoscenza, colpa anche nostra. Colpa che non si studia più la storia sui libri, colpa che magari la comunicazione, l'informazione, i TV non ne parlano. Guardi, lei ha parlato di 2 giugno e io tengo a precisare una cosa. Il 2 giugno è la festa della Repubblica, però c'è di un fatto che la Repubblica che noi festeggiamo è la Repubblica dei nostri padri, cioè nel senso la Repubblica che ha come confini Trento e Trieste, che non ci sarebbero stati se non ci fosse stata la Grande Guerra, ripeto, la guerra del 15-18. I giovani non sanno, io vado oltre, dico tanti adulti non sanno, non sono solo giovani. Siamo noi che dobbiamo trovare le parole giuste per trasmettere a questi giovani cosa è la storia patria. Il problema è antico perché una legge, la legge 54 del 5 marzo 77, cancellò la festa del 4 novembre. Oggi, o meglio, in questo mese passato di ottobre, esattamente il 23 ottobre,
sono 100 anni da quando un regio decreto sancì per legge il riconoscimento di questa festa. Quindi è bello che proprio in questa data, in questo centenario, il Presidente si sia espresso così. Quella legge, la legge 77, ad opera di politici, secondo me, poco attenti, cancellarono l'unità nazionale, perché l'unità nazionale è proprio il 4 novembre, il 2 giugno è la festa della Repubblica. Ma ripeto, la Repubblica che festeggiamo è tale perché c'è stato il 4 novembre, quindi l'unità nazionale nasce proprio allora, il 4 novembre del 1918, alle ore 15. Oh, Trabucco, lei ha fatto una marcia importante, che l'ha detta anche all'inizio del collegamento, da Capopasso, che è l'ultimo paese praticamente della Sicilia, dopo c'è solo il mare e l'Africa, quindi diciamo dalle spiagge, dall'acqua della Sicilia fino alla neve del nord, dell'estremo nord, insomma ai confini con l'Austria. Cosa ha significato per lei questo lungo cammino, che è stato un cammino? È stato un cammino di 45 giorni con uno zaino di 13 kg, un tricolore e un bastone. È stata una cosa particolarmente autentica. Io sono un ufficiale dell'esercito, sono un paracadutista dell'ANPDI, ma soprattutto sono un italiano, perché prima di essere tutto quello che adesso ho detto, tutto quello, quel poco che ho detto, sono un cittadino italiano. Ho avuto questo desiderio grande di riconoscere questa storia, la storia dei nostri padri e dei nostri nonni. Aldo Cazzullo ha scritto un bellissimo libro, La guerra dei nostri nonni. In realtà, come dico sempre, è la guerra dei nostri padri. Voglio solo ricordare che il precedente presidente del Consiglio, Mario Draghi, ancora oggi ricorda il padre, Carlo Draghi, che ha combattuto la grande guerra ed è stato promosso in un campo capitano. Dico questo per significare che 100 anni sono veramente pochi, e molti ricordano ancora il padre combattente. Ecco, questa è la logica. Dobbiamo certo. Riappropriarci della nostra storia, dobbiamo riappropriarci di conoscere la storia patria. È talmente importante per noi che siamo adulti, ma anche e soprattutto per i giovani che stanno crescendo, nel riscoprire quelli che sono i veri valori. I valori sono importanti, li conosciamo. Durante il periodo assolutamente. Di questi due anni abbiamo sentito parlare di fronte, trincea, prima linea, tricolore, sventolare le bandiere dai nostri balconi, cantare l'inno nazionale, ma prima di allora il tricolore si vedeva sventolare esclusivamente negli stadi. Questo non è possibile. I nostri giovani devono sapere che per quella bandiera centinaia di migliaia di uomini e di donne, perché come ho detto prima anche civili sono caduti e molti sono state le donne, hanno dato la propria vita, hanno sacrificato la loro esistenza per far sì che noi fossimo un paese libero e unito. Ecco perché io dico sempre, abbiamo conquistato una pace con quella guerra, dobbiamo tenerla stretta, ma per tenerla stretta dobbiamo ricordare questi valori. Questi valori vanno assolutamente tramandati. A ragione di questo dico anche che ci sono tutte le associazioni d'arma, combattentistiche d'arma, che trasmettono quotidianamente con le loro attività questi valori. Non ultimo, il 29 di ottobre all'Altare della Patria, la mia associazione, l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo, ha deposto una corona per ricordare la partenza del treno del Milite Ignoto il 29 ottobre del 1921 da Aquileia. Quest'anno hanno 101 anni e nello specifico noi come UNUCI ricordavamo anche la consegna del centenario della consegna della bandiera d'istituto alla nostra associazione il 4 novembre del 1922 da parte della regina Margherita. Molte sono le associazioni. La Fanteria, per esempio, l'associazione Fanteria il 24 maggio di quest'anno, non è un caso, aveva deposto la corona. Io sono anche un fante e insieme al presidente nazionale abbiamo deposto questa corona. Allora, no, le volevo domandare due cose, Trabucco. Uno è la parte attuale, quella politica. Lei ha citato Draghi, poi ha citato Mattarella. Oggi c'è Meloni come presidente del Consiglio, c'è sicuramente ancora Mattarella come presidente della Repubblica. Qual è l'iter che state portando avanti? Perché ci deve essere un iter burocratico a livello appunto legislativo per poter cambiare anche, perché assolutamente ecco, ci spieghi un po' com'è la situazione. Noi
La situazione ormai è abbastanza in stato avanzato, possiamo dire. Noi in questi 2 anni, io sono 4 anni che mi batto per questa cosa insieme al mio comitato nazionale, un comitato che è stato costituito il 9 ottobre del 2018 da 10 persone, eravamo 10, ora siamo milioni. E questo comitato nei 2 anni di pandemia ha fatto presentare 8 proposte di legge. La prima l'ha presentata a Fratelli d'Italia il 5 novembre del 2020 e l'ultima del 2020, dico bene, e l'ultima invece l'ha presentato il Partito Democratico il 24 maggio di Quindi siete andati quest'anno. bipartisan, da una È parte e dall'altra. Avete avuto risposte? Io ho dato, diciamo, la destra e la sinistra, ma in mezzo c'è stata anche la presentazione da parte della Lega, da parte di Forza Italia, del Movimento 5 Stelle, dei socialisti, cioè quello che ho voluto costruire insieme al mio comitato è stato un ponte dove far salire tutti. Questa è una festa al di sopra delle parti, del ceto e della religione. Guardi, le dico semplicemente una cosa, molto semplice. La medaglia d'oro più giovane è un ragazzo di 17 anni di religione ebraica, la medaglia d'oro più giovane della Grande Guerra, 17 anni di religione ebraica. La medaglia d'oro più anziana della Grande Guerra è un altro ufficiale, tra l'altro specifico è un ufficiale, un tenente, e aveva 62 anni ed era di religione ebraica. È una festa veramente al di sopra delle parti, del ceto e del sesso. Abbiamo avuto donne che sono state decorate di medaglia d'oro, una croce rossina, una portatrice carnica, e tante sono state le donne che si sono rese importanti sia durante i combattimenti, ma anche tutte quelle donne che si sono emancipate proprio in quella Questo Grande è Guerra, chiaro, volevo che si capire sono a un po' che punto ha detto che lo tutto. stato è avanzato. Ecco, a che punto è? Torno un po' È al punto sull'argomento che. perché volevo capire, No, cioè, no, si no, può fare o no, 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 no? si fa. Oggi mi sento di poterlo dire con forza, si fa. Perché appunto queste 8 proposte sono terminate appunto con quella del 24 maggio 2022, poi è caduto il governo, ma il presidente Mattarella già oggi appunto si è rispeso per dire chiedere questa cosa. In 6 mesi l'ha chiesto con forza 2 volte, adesso l'ha richiesto al Parlamento in questa giornata topica, in questa giornata talmente particolare che è questo 4 novembre. Io ho già avuto modo di scrivere anche all'attuale presidente del Consiglio, onorevole Giorgia Meloni, ho scritto al ministro della difesa, onorevole Guido Crosetto, ho scritto al presidente del Senato e della Camera, sia Lorenzo Fontana alla Camera che Ignazio La Russa al Senato. E credo a questo punto che siamo veramente arrivati. Questo è il 29 ottobre, dopo che l'Unione Nazionale ufficiale in congedo con il In questo presidente caso, Spinelli. insomma, andiamo anche un po' sulla parte, diciamo, del Parlamento. È in mano al Sì. Presidente della Repubblica, è in mano praticamente al Parlamento. Guardi, la legge viene presentata chiaramente e firmata dal Presidente del Consiglio e poi promulgata dal Presidente della Repubblica. Io credo che ci siano tutti i presupposti affinché questo avvenga possibilmente Cioè, prima di il dicembre, normale iter, tanto per deve far passare alla chiarezza. Camera e poi passa al Normale Senato. iter, sì, si fa tranquillamente con normale iter, ma può anche essere una cosa molto veloce, perché appunto, come Appunto. dicevo, c'è l'accordo di tutti, quindi basta prendere queste 8 proposte di legge della passata legislatura, della 18ª, però insomma sappiamo che si è chiusa con 8 mesi di anticipo, quindi devo dire tra l'altro che c'è già chi ha ripresentato una proposta proprio perché è una cosa sentita. Fratelli d'Italia, il senatore Gasparri, vicepresidente del Senato, ha già ripresentato la sua proposta, si preparano a ripresentarla altri, proprio a ragione di quello che sto dicendo. Ormai stiamo arrivando in porto. Il presidente lo ha chiesto, non a caso, a Bari, parlando di porto, la necessità di ripristinare questa festa. È la festa che rappresenta l'unità nazionale delle forze armate, è la festa che rappresenta una pace conquistata in un momento così difficile come questo di questa guerra che viviamo in Europa, dove tutti quanti vogliamo arrivare al più presto alla pace, a conquistare nuovamente una pace per gli ucraini, per i russi, per tutti i Certo, cittadini certo. europei, per Volevo tutti fare un i altro cittadini americani. passaggio con lei, storico, ovviamente dal 61, no? Primo d'Italia, fino al marzo del 71 con la proclamazione ovviamente dell'Unità d'Italia, dopo tante lotte, insomma la sappiamo, questa è una storia abbastanza nota. Ma l'Unità d'Italia in termini di sentimento popolare unito, non si è avuto nel 71. Nel 71 si sono poste, diciamo, le firme, no? Diciamo, la parte
politica, chiamiamola anche amministrativa, ma non c'era in quell'epoca che leggiamo sui libri di storia un sentimento comune, tant'è che anche l'Unità d'Italia a livello di lingua nazionale non si aveva nel 71, 1871, perché c'era un frazionamento dato da tanti dialetti e si ebbe solo dopo la Prima Guerra Mondiale, cioè questa guerra, la Grande Guerra ovviamente, poi io ovviamente qui noi abbiamo un grandissimo esperto come Fabio Camillacci, ma l'Unità d'Italia, il sentimento si ebbe dopo questo grande passo, ovviamente, perché tutti andarono al fronte per servire la patria. Ecco, dobbiamo ritrovare noi questo sentimento comune proprio oggi e quindi attraverso questa festa che si può manifestare questo sentimento, soprattutto anche dai giovani, a far capire che cos'è la bandiera, l'inno. Guardi, le rispondo subito. Il 17 marzo del 1861 nasce il Regno d'Italia, lo Stato. Nel 1870, il 20 settembre, prendiamo Roma. Prendiamo, dico, nel senso, certo, cittadini di allora, gli italiani di allora, prendono Roma, rimane lo Stato Pontificio. Ma nel 1900, ritorno sempre a dire la stessa cosa, l'Unità d'Italia non è il 17 marzo 1861. Sono d'accordo. L'Unità d'Italia, tant'è vero che, come dicevo prima, c'è un regio decreto che dice che l'Unità d'Italia, la festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate è del 23 ottobre 1922. L'Unità d'Italia si raggiunge soltanto quel 4 novembre. Stiamo dicendo un po' la stessa cosa con altre parole. Sì. Io l'ho messa a un piano anche linguistico e di sentimento, ma alla fine ci siamo. Scusa, dottor Scarlato, volevo arrivare proprio a dire questo. La lingua si è fatta in trincea, ma questo lo dico perché lo so, perché ho avuto modo di parlare con tanta gente che mi ha potuto trasmettere queste cose. La lingua si è fatta in trincea perché, e poi da soldato, da ufficiale, lo posso capire benissimo, perché il fante di Palermo non poteva parlare con il fante di Bolzano, perché noi, anche se dico Bolzano che era da parte austriaca, noi abbiamo avuto tanti redentisti, tant'è vero che la scelta fu data a Maria Maddalena Bergamasse perché era una goriziana e quindi era madre di un redentista. Insomma, per parlarsi avevamo bisogno di trovare un comune linguaggio e quindi una comune lingua. La lingua italiana si è fatta in trincea, quindi questo glielo confermo a tutto tondo. Sono assolutamente d'accordo, perché insomma anche parlando con Francesco Sabatini, presidente dell'Accademia della Crusca, nonché anche docente della storia della lingua italiana a Roma 3, ci ha erudito di queste vicende. Io Pasquale Trabucco la ringrazio per la disponibilità, era importante sentire la testimonianza, insomma, con Fabio Camillacci andate di pari passo con degli aggiornamenti sistemici e puntuali, però oggi era una data importante, quindi faceva piacere. Io vi ringrazio, però se non l'ho detto ancora fatemelo dire o fatemelo ribadire. Il più grande pacifista in assoluto è il militare, perché solo il militare sa cos'è una guerra. Il militare si vuole addestrare per poter difendere la propria patria, la propria nazione, il proprio paese, ma non vorrebbe mai combattere una guerra, perché il primo a sapere che è difficile sparare contro un altro essere umano o farsi sparare addosso. È assolutamente chiaro. Devo chiudere. Pacifista. Grazie. La ringrazio, le auguro buona serata e buon fine del 4 novembre. Viva il 4 novembre, viva l'Italia. Grazie a Pasquale Trabucco, siamo arrivati al termine di questo appuntamento col TG Plus, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata con la programmazione di Cusano Italia TV che continua con Dire Donna Oggi.